Gentili telespettatori, benvenuti a questo appuntamento con Notizie alla Ribalta, intervista al Piemonte. In seguito alle tante segnalazioni giunte in redazione abbiamo deciso di occuparci del caso del Castello di Vische, una struttura che avrebbe potuto rappresentare un'opportunità per il territorio ma che invece ha finito per danneggiarlo. Ci troviamo a Sistina, frazione di Monastero di Lanzo, parrebbe una valle incantata se non fosse per la decisione di alcuni imprenditori avvallata dall'allora amministrazione comunale di costruire proprio qui un complesso residenziale. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 in questa zona furono costruiti 7 condomini contenenti oltre 30 alloggi l'uno. Non furono mai finiti, anche perché qui, dove non ci sono impianti sciistici o forti attrazioni turistiche, tutte queste esigenze abitative non ci sono mai state. È già giallo, siamo a metà strada. Se è rosso, è rosso, il semaforo è rosso, noi non abbiamo ancora finito l'attraversamento, il semaforo è rosso. Ecco, quindi allora, ricapitoliamo cosa è successo. Siamo partiti col semaforo rosso proprio nel momento in cui si sono fermate le auto per cercare di anticipare i tempi. Dopodiché, quando eravamo a metà strada, il semaforo è diventato giallo, non avevamo ancora raggiunto la sponda dall'altra parte che il semaforo è diventato addirittura rosso. Cioè, lei rischia la vita tutte le volte che attraversa la strada. Infatti. Questo è uno dei 2 semafori acustici della città di Ivrea. Si preme un pulsante qua sotto, si prenota quindi il segnale acustico per quando chiaramente il semaforo sarà verde e quindi sarà possibile attraversare. Nonostante i semafori a Ivrea funzionanti siano soltanto 2 per i non vedenti, anche questi 2 in realtà sono funzionanti in modo incompleto. In questo, per esempio, manca il comando per fare quello che abbiamo fatto dall'altra parte della carreggiata, ovvero schiacciare un pulsante che ci dà informazioni su quando è possibile attraversare la strada in modo sicuro. Aveva il sapore, per chi ha seguito la vicenda nella sua interezza, di una passerella servita come boutade preelettorale. E non sono solo i 2 anni di ritardo rispetto alla più recente delle promesse fatte dal direttore amministrativo dell'ASL Livio Sabena a farci pensare questo, ma il fatto che le finiture della struttura apparissero alquanto raffazzonate: interruttori non funzionanti, fili elettrici volanti, quadri elettrici fuori uso, rifiniture poco meno che passabili, macchie di umido e crepe nell'intonaco danno l'idea di un lavoro raffazzonato all'ultimo minuto pur di aprire la struttura. Ma come mai tutta questa fretta dopo aver avuto 16 anni a disposizione per completare la struttura? Lasciamo a voi il giudizio, ma ci vogliamo soffermare ancora su un punto non di secondaria importanza, ovvero il sostanziale ridimensionamento del progetto di base. I soldi impegnati, lo ricordiamo, milioni di euro, erano stati stanziati dall'ASL anche in funzione delle dimensioni della struttura che inizialmente doveva accogliere 60 posti letto, posti che in questi 16 anni di spese sulle spalle dei contribuenti sono scesi a 46, di cui 10 di hospice dedicati ad anziani non autosufficienti. E proprio questi 10 posti, fiore all'occhiello della struttura, casualmente non sono stati ancora attivati. Nel complesso, i 46 posti occupano una struttura di quasi 4.200 metri quadri collocati in un'area di 8.500. In pratica, facendo i conti del salumiere, ogni ospite a pieno carico della struttura avrà a sua disposizione 92 metri quadri al coperto e altrettanti all'aperto, esclusivamente dedicati a lui. Sta di fatto che di questo colabrodo l'ASL ha voluto lavarsene le mani, dando in gestione la struttura alla cooperativa Frassati, alla quale vanno i nostri migliori auguri.